Alle nostre spalle un'opera di Francesco Fugali, un bancario, anzi un artista prestato all'attività bancaria, e questa mostra si chiama Game Over. Perché questo nome? Ma Game Over vuol dire fine dei giochi. In pratica io riciclo tutti quei materiali tecnologici o destinati, presi dalle discariche, dai magazzini, da qualsiasi cosa, e io gli do di nuovo dignità, vita, assemblandoli e facendo arte e creando emozioni. Come li lavori questi materiali? Questi materiali vengono lavorati riscaldandoli. In pratica uso una fonte di calore che li modella, si modellano molte volte, si modellano da soli. Io poche volte li guido, il mio è un lavoro molto veloce, istantaneo. Quando creo un'opera ci sto poco tempo. Ogni quadro, ti chiedevo prima, ha un nome, però tu volontariamente non lo hai voluto posizionare, perché? Perché penso che nell'arte moderna l'opera deve suscitare un'emozione sia positiva che negativa, quindi ognuno deve trovare la propria ispirazione guardando un'opera. Quindi tu dicevi che trasformi questi materiali ormai destinati alla discarica, comunque ai cestini, e gli ridai nuova dignità, quindi portandolo un po' anche sulla vita di tutti i giorni si può ottenere dignità anche riciclandosi. Sicuramente, poi in questo momento storico in cui viviamo, stiamo vivendo, quindi è una cosa positiva. La mostra, ricordiamo, qui a Notart, sarà aperta fino a quando? Sarà aperta fino al 20 novembre. Quindi invitiamo tutti a venire ad assistere? È aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle ore 18 alle 20:30. E ricordiamo che è totalmente gratuita. Sicuramente.